della casa d'Oriente dell'ordine dei cazzi turgidi. Della loggia F5. Ve lo dico. Oh. Qualcuno potrebbe anche pensarlo che sono un massone, volendo. Why not? Perfetto, l'ho salvato proprio qua, ottimo. Una grande massa. Il masseo è un masso. Non fa una piega. Hai ragione. Oh. Only one bullet. Only one bullet. Ah. Parire su pilone, ha sbagliato epoca. Ok. Vagi, si prega di pulire la cassa 4, si prega di pulire la cassa 4. Benvenuti a Radio Zombie, H24, rumori molesti e versi di cadaveri. Sì! No, 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 no. No, where are they? Ma che cosa? Cosa sta cercando? Il disco di I Will Survive? Cosa sta cercando? Adesso immaginate, mette... Adesso mette su First I was afraid, I was petrified, could figure I can never live without you by my side. Con gli zombie che arrivano. I will survive! Hey, hey! Dobbiamo trovare il KD. Eccolo qua. Come on, come on. Please work. This 4th of July, make sure your backyard barbecue is complete with Howe's full line of products to meet your grilling needs. Ma scusami, e mo? Bisogna sigillare la porta, sennò questi entrano. Al pelo proprio. Si gira da meglio perché. Guarda come ballano, guarda, sono lì che fanno. This week only, Kennedy leaf blowers are 22% off. How's that for a deal? You want to disrespect me? Fine. You want to throw away the life I'm trying to build for us all? Then fucking fine. Fucking fine. Want to run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. Sparagli. But I will put a bullet in you and... Sparagli. Mica, ma che mira di merda! Ma cazzo! Meri un metro, ma dai! Ma che cazzo! Ma ce l'avevi a un metro, ma dovevi colpirli in testa, gli hai fatto una rinoplastica, cioè... Dai, veloci però, ammazzatelo in fretta, sparagli! Ma che cutback, sparagli! Come on, Luke, this ain't none of your business. This is just a bit of a custody battle. E sparagli! Just shoot him. What? No, I just... Ma non alla gamba!
Sparagli e basta! Vabbè, ci sta, capisco. Go on and wait outside. No, penso che Kenny abbia bisogno di un attimo. Penso che Kenny voglia, come si dice, un po' di rabbia repressa. No, no, la zio, ma tu sei scema. Gli ha accecato un occhio, l'ha menomato a vita. Adesso tu esci e mi lasci fare in santa pace. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a no, bitch. No, no, io voglio assistere, non vado da nessuna parte. Going anywhere. It's gonna get messy. Sti cazzi. Look at you. You fucking ingrates. You don't even know how good you got it. Vai a cagare, no, no. Adesso mi qua. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fucking big man, huh? Facciami... No. Facciami sadici. I'm not letting you see this. It's not your decision. Facciami sadici. Atta girl. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than Come the rest on. Of them. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. No, no, anche That's lei vuole vedere perché gli ha ammazzato il marito. Per colpa nostra, però gli ha ammazzato il marito. Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should have put you out of your misery right then. Ma però ammazzalo. Però ammazzalo, perché sennò arrivano i rinforzi, ammazzalo! The fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every second of Veloce però, veloce, perché non voglio che arrivino i rinforzi. Durato poco. Come cattivo mi aspettavo di meglio. Durato pochino, Craxi. Direi che è morto. Direi che è morto. Direi che è morto. Let's go. È lo stress, è lo stress. È lo stress. È palesemente lo stress. Adesso comincerà a dargli calci. Adesso il feto nella pancia comincia a dargli pugni. Anche il feto. Anche il feto nella pancia. Tutto. Adesso però abbiamo un altro problema, perché abbiamo anche altra gente. No, no, I'm all right. Come on, we got enough to worry about. Shit, I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the adesso abbiamo un mezzo di trasporto, come ci leviamo dal cazzo da qui? Here, you're gonna need something. Thanks. Dobbiamo ammazzare talmente tanti che... Ah, è vero, dobbiamo ricoprirci di sborra per riuscire... You guys better hurry up and get to smearing if you want to live. Or you can die here. Doesn't matter to me. Do it quick. Vamo là, che bella operazione di chirurgia. I'll go first. You're gonna put that on yourself? Sì, sì, Sara, metti la tua testa in quel cazzo di intestino e non rompere i coglioni. Adesso le prendo la testa e gliela ficco nell'intestino. Allora, Sara, mettigli la smorra di zombie, infatti. Smells gross. Sbuzzi più tu, non rompere i coglioni. Shut the fuck up. Be okay, honey. Just stay still. Are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. Sara, se fai un verso, giuro t'ammazzo, eh. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. Quando saremo in mezzo agli stronzi, non fare versi perché ti giuro ti spacco la testa. We ain't got all day here. Everybody ready?
They're almost on us. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. E il problema è che loro adesso non attaccano noi, quindi ne possiamo lentamente andare indietro con calma mentre non ci cagano. Molto lentamente. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Come on. È Carol. Ragazzi, è Carol. È letteralmente Carol. gli ha fatto la carolata. È letteralmente Carol di Walking Dead. Ma tutto dove si vede? Sbah, vaffanculo, muore. No, gli ho sparati un ginocchio. Sì, non fate così, ragazzi. Gli zombie non sono proprio stupidissimi. Sì, però non dovete fare così. Dovete far piano. Gli abbiamo preso il fucile. Le abbiamo preso. Ma che bello stare in mezzo di tutto. Is that David? Where's Bill? We need him up here. Il problema è che rischiamo di sparare anche a noi, quindi. It'll be okay. Vabbè, noi ci stiamo allontanando, probabilmente non ci sparano, dai. Watch Sarah. Sarah, t'ammazzo se parli, Sarah, t'ammazzo. Non parlare! Non parlare, stai zitta! Addio Sara, addio, è stato bello, addio! Corri anche te, però, Clementina! Sì, ma corri anche te, però! Alexandria! Veramente, cazzo! Ah, che soddisfazione! Ah no, è la moglie di Kenny! Non è Sara! Chon, dagli la mano! Chon, dagli la mano, dai, che ancora. Dai, cos'è un osso buco? Guarda come sgranocchia. Chon, dagli la mano, veloce! Ma non col sangue, però puliscila la. Vabbè, non c'è tempo. Chon, dagli il braccio! Sì! Non rompere i coglioni, si fa così! Ma che cazzo ti urli? Ti urli, orca troia! O così era morta, raga, che ammazzavo lo zombie. Ho provato a tagliarle a mano, anche perché se aspettava il tempo si infettava. Next time on The Walking Dead. Gli ho tagliato il braccio. Vabbè, se no moriva, gli ho salvato la vita, tecnicamente parlando. Sarah's glasses. Ma perché è ancora viva, Sarah? No, ti prego, non mi dica. She's gonna get someone killed. Non mi dica ancora viva Sara. If I had said I had the radio, Carver might not have been as vicious to. Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Non abbiamo più il medico. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now, damn it. Where the fuck is Luke? È vero, abbiamo effettivamente il fatto che abbiamo perso il medico è un problema.
molto, molto, molto bilanciato. Molto bilanciato. Anche il 50%, tra l'altro, è rimasto a vedere Kenny che ammazzava Craxi. Abbastanza bilanciata come cosa. Episodio 4. Previously on Walking Dead. Previously on The Walking Dead. Previously I can't even on take care of myself. Oddio, oddio, c'è un'eclissi. Sì, vabbè. I wasn't truthful. Le texture hanno un attacco epilettico. Now folks are dead and I can't help but feel I'm to blame. Le texture hanno avuto una crisi epilettica. Fucker. Kenny sta benissimo senza un occhio, ha migliorato il suo look del 200%. Posso dire che mi sta sul cazzo che Sara sia ancora viva, sinceramente. Cioè. Go on, you don't need to see this. I'm not going anywhere. È veramente scandaloso che quella rincoglionita. Sì, ma a 15 anni, vabbè, ma è la più inutile, cioè. Da quella lesa è morto il padre che era medico. Vamo là come sgranocchia, guarda lì il controfiletto al pepe verde, come ciuccia l'osso buco lì. È vero, noi tra l'altro siamo ancora qua, tra l'altro è vero, noi siamo ancora qua perché sì, solitamente è così che succede quando una ragazza mi urla "Com, vieni!" È che ho il getto un po' potente, capito? Quindi ho il getto un po' forte. Per cui... Io... Se non morivi! Io ho fatto quello che potevo, ragazzi. Se questa è rincoglionita, però io non ci posso fare niente. Cioè, io ho fatto quello che potevo per salvarla. Cioè, voglio dire, ma era meglio non farlo. Ma se non lo facevo, moriva di infezione. Pietro, grazie per il palatino. She's dead, man. L'hai tagliato una mano, vabbè. Ma che cazzo, ma perché è sempre colpa mia? Perché è sempre colpa mia? Qualsiasi cosa succede è sempre colpa mia. Ma che palle, ma... Glielo tagliavi dopo? Eh no, devi farlo subito, sennò muori, eh. E non puoi, eh. Cioè, glielo tagliavi dopo quando? Se aspetti tempo l'infezione si diffonde? O lo fai subito o non hai tempo, eh. Ma non rompere il cazzo, Kenny! Basta fare il coglione! Smetti di trovare la... Basta, Kenny, vaffanculo! Non rompere il cazzo, Kenny! Dobbiamo andare! Piantala di fare il coglione di merda! What the fuck did you do? Ma Kenny, basta! È morta! Why? Why? Oh, merda, Kenny, sei più isterica di una donna mestruata. Ma ti farò odiare, ma è stupido lui. È stata morsa, ho cercato di salvargli la vita. È stata sgranocchiata come un cazzo di cracker marinato al pepe verde. Si stava sbudellando, trasformando e Kenny, no, tranquillo, non succederà niente. Ti salverò, vai tranquilla. Ma stava morendo, cazzo, mentre c'è tutta una cazzo di orda di zombie che non vedo l'ora di assaggiare il mio culo con un po' di sale sopra e un filo d'olio. Cioè, porca puttana, ma è possibile che sono l'unico che ragiona con la testa qui? Non me ne frega un cazzo, Kenny, te la tua sensibilità. Marisol, grazie per 5, Martina. Oh,
Luke! E corri, Clementine! Ma stai zitta, stai zitta! Non ti stanno cagando, stai zitta! Salve! Ma che schifo, c'ho un cadavere addosso! Beh, ci abbiamo altra merda da metterci addosso, ora possiamo andare con calma. Stai zitta. Non mi afferrare. I can't find anybody. I know. What do we do? Andiamo via. Luke was with me, but we can't stay here, Rebecca. We need to keep moving. Look, the walkers are still moving toward the hardware store. Dai, leviamoci dal cazzo. No, Porca puttana, se ti metti a partorire qui in mezzo, io giuro, ammazzo tutti, non far non cagare fuori quel bambino adesso. We can watch each other's back. Are you okay to keep moving? No other way. Just gotta keep going. Ma gli zombie in ciampo. Maybe they're standing out somewhere. Do you see any openings? Ma vai, siete smerdati, che cazzo. Se c'è lo zombie davanti, c'è lo zombie davanti. Ma c'è lo zombie davanti. Ma come faccio? C'è lo zombie davanti. Ma se io non posso cliccare. Però, Dio mandarino, ma fammi cliccare, scusami, se non mi fai cliccare. I can't find anybody. I know. What do we do? Luke was with me, but we can't stay here, Rebecca. Ma fammi cliccare, sennò che cazzo devo fare? Look, the walkers are still moving toward the hardware store. We can make it out if we stick to... Credo sia solo un po' di colite. We can watch each other's back. Are you okay to keep moving? No other way. Just gotta keep going. Guarda, c'è sempre lo zombie che scapuzza per terra. Devo cliccare, devo cliccare al volo perché sennò non mi fa cliccare. Ho cliccato al volo perché sennò non. Jane. Guarda Jane che guardava lì. Ah, è Jane. I zombie non urlano. Thank God. Stop. Relax. Esatto, state zitti. Walk slowly. You'll be fine. I can't do this. You have to help us. We can't come together like this. It's better if we spread out. You two will be fine. No, you don't understand. Just you. Ok, dividiamoci. Just go. Fate come i sussurratori, sussurrate. Sì, puoi correre col bambino. Ce la fa, ce la fa. Chi è che non ha mai visto uno zombie incinta? Ce la fa. We'll have to push through that cluster of walkers. They're so kidding. We'll make a cow catcher. Just we need. Okay. Just tell me what to do. There. That one looks light enough to carry. I'm gonna get on the far side of her. I need you to get her attention. Cazzo, è che devo fare? Ma come parla? Gli parlo. Gli parlo. Not gonna bite anybody now, are you?
Ah, è vero, è una strategia che tra l'altro usava anche in Walking Dead. Svitare la mandibola agli zombie e portarseli dietro per coprirsi di puzza di merda, è vero. Kenny è superato, abbiamo Jane, non ci serve più Kenny. Sì, è vero, lo faceva Michonne, è vero. A posto, ragazzi, Kenny è inutile, ora abbiamo Jane che è molto più efficiente in termini di sopravvivenza. Sì, è quella con la katana, sì. Guarda che bella. Adesso praticamente lei sta facendo Fon uno fombi. Ti moffo. Fon uno fombi. Ahu. Ti consiglio anche il fumetto, perché la serie è bellina, però il fumetto secondo me è meglio per inquadrare alcune parti. Amid la rovina. È lo zombie giovanotti, esattamente. Perché siamo puliti, scusate? Adesso Clement si è messo il sangue di zombie sulla ferita per sbaglio, si infetta, muore. Perché siamo... Is everything all right? No. I'm not all right. Ma non me ne frega un cazzo di Kenny. Kenny è razionale e non capisce un cazzo. Sì, gli parlo con Kenny, ma non può rompere il cazzo. Boh, Dio, dipende. L'hai vista tutta, pannoccia? If they aren't, nothing we can do about it. Don't even say things like that. Fine. Sorry. Jesus. I don't even know if we're safe. What if the herd is still following us? Ha ucciso la moglie. Ma non lo ci sei, era già morta la moglie. Quiet, but who knows? We gotta keep going. Don't worry, we're okay. We'll meet up with everyone soon. We'll at least be safe, I guess. We need to keep up a good pace. I know. Just, I'm going as fast as I can. Ah, vabbè. Ma perché il fumetto è diverso, quindi. I know I should feel glad that we escaped, but I just can't stop thinking about the others. It was stupid. What was? Escaping? Look, I know we all agreed to use the herd to get out. Hanno ucciso Kenny, brutti bastardi! Maybe we should have been more patient. Come up with something better. Oddio, cane, che botta. It worked. If you can call that working, we could have... Boom. I don't know. Jane saved us. I don't know how we would have gotten out without you. You don't give yourself enough credit. I'm just saying that if people hadn't panicked, things might have turned out better. Of course! We panicked! We were scared! The plan was good. The execution was the messy part. That sounds an awful lot like you're saying it was their fault. What? No! No, that's not what I'm saying. Just... No, ti prego, non cagare il bambino! No, dai, no! I have to stop. No, dai! I'm sorry. I don't want to slow us down. Can I just have a minute? Sì. Yeah. Take a minute. Thank you. Alvin was supposed to be here for this. Is Alvin... He's dead is what he is. Thanks to that fucking madman back there. Jane, do you know anything about... No, I don't. Ma solitamente esce da davanti e non da dietro, e... Di solito nei film dicono sempre spingi, quindi proveremo così. What are you going to do with it? What do you mean by that? Spingi. Sorry, just making conversation. It was nothing. No, what do you mean by that? Do with what? My baby? I'm just looking at the worst case scenario. You and Clem won't be able to raise a baby by yourselves. Not out here. I just mean it's going to need food and, you know, other stuff. Guys, that baby is coming, like it or not. Fine. And then what? It's going to be helpless and you can't protect it. Vabbè, e intanto è ancora incassato nella panza, quindi just because you're some angry loner who doesn't care about anyone but herself doesn't mean you know better than me. Hey, I've seen it before. Back when it started, me and my sister, what? She died? I don't need your pity. You don't have the right. Jane!
Oh, Madonna. She didn't mean it. Shit. She didn't mean it. Right? Oh, Madonna mia, tutti offesi. Che fatica. Oh, li abbiamo trovati. You can't just sit here doing nothing. I know. They'll be here soon. Holy shit. Santa merda. It had been so long. We were starting to worry no one else would make it. Well, besides. Vabbè, meglio la serie, chiaramente. Now, hopefully we can... Come sta lo sclerotico? How's Kenny? I tried to talk to Kenny. He flipped out on me. Started yelling. Scary shit. I know, he probably didn't mean it. But it was scary. Oh. Non ci sono i sottotitoli italiani, eh. Non me ne frega un cazzo che ce l'ha con me, ho ragione io, tanto non è che... You think he's gonna shoot you? The way he is right now? I don't know. Maybe. He's not acting rationally. I should go talk to him. Ma non me ne frega un cazzo, ho ragione io, cioè era già morta la moglie. That was right. That's all anyone can do in that situation. La moglie era morta, non c'è, non era possibile salvarla. Eravamo circondati dagli zombie. Wherever you are, please forgive me. I can't be alone again. Oh, ma fatti una sega che ti passa, Kenny, hi, madonna Kenny. Mia. You think I don't know what y'all are whispering about over there? What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? That's all I hear from anyone anymore. Vabbè, ti comporti da matto. Kenny, I'm so sorry about Sarita. Sorry, huh? Well, that's nice of you, seeing as this was your fault in the first place. Ma perché è colpa mia? Ma perché? Ma perché ce l'hai con me? Ma non sono io che l'ho mozzicata! Ma che cazzo? Ma perché è colpa mia? Sei stata sgranocchiata come un grissino al ristorante! Ma cazzo, ma perché è sempre colpa mia? There was nothing I could do. Seeing how things turned out, I think I might have preferred you do nothing. Oh. I tried to save her. You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care? That because you're sorry, it'll all magically go away? That's not how it works. Oh, Madonna, Kenny, che arteria che sei. Sclera, fai il matto come sempre, poi calmati. Just get the fuck out of here and leave me alone. Guarda che non è che sono io che ho deciso di... Ma che cazzo, non è colpa mia? I'm going crazy just sitting here not doing anything. Just give it time, Mike. It's still early. Clem, how'd it go? Adesso gli passa. Mi serve un Tampax, un assorbente. Kenny's really mad at me. Mo gli passa. You can't just expect him to bounce back. That man's going through. At least you try. Still, doesn't exactly help us figure out what we're gonna do now. We got no food, no water. It's getting damn cold, and we're losing daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Luke will have a plan. Luke ha un piano? Mike, Bonnie. Mike, buongiorno. Bonnie, Mike's got a point. You can't just keep sitting around waiting. Things are difficult enough right now, and soon you'll have a baby on your hands too. What? Suddenly you're pretending to be concerned? Per me dovremmo stare qui per stanotte. We should stay here and try to make it safe. Clementine's right. If we leave here, they'll never. Anche secondo me dovremmo aspettare, okay, che magari arrivi. Fine. In the meantime, I'll take Clem and we can go look that way. See if we find him. Clem sempre, took good care of herself back at Carver's. Sempre I want io. Her watching my back. Sempre io devo andare, ma faccio tutto io. Ma perché questo intero videogioco si basa sull'affidamento a una bambina di 11 anni che fa tutto? We can find them, one way or the other. Nel frattempo vado in mezzo al bosco contro un miliardo e mezzo di morti viventi e mi porto la bambina di 11 anni. Non il tizio adulto di 90 kg per 1,90 m o la ragazza armata. No, voglio la bambina di 11 anni con me. Thank you. Sì, ho capito che sono la protagonista, ma deve avere anche un senso, però.
Cioè, il fatto che mi facessero sgattaiolare e recuperare le cose ha senso. Questo no. I've got this. You don't think I'd need to. I don't know. But you better keep that close. Come on, Clem. Ah, dici giustamente, questi sono lazy, quindi. Dove è andato Kenny? È sparito. Si è smaterializzato. Sono lazy, non lazy. Look, I'm gonna level with you. Livellami, dai. I was just looking for an excuse to get out of there for a bit. And you should know that finding your friends, that's a shot in the dark. It didn't look good. You're probably right. Yeah. So, I wanted to talk to you, away from them. You wouldn't have made it this far if you weren't smart, but I still... I just gotta warn you. Sì, avvisami, che c'è? That group is cracking. I've seen it before. And, well, a lot of times, it's better to be on your own. Il gruppo si sta crackerando. Vabbè, adesso vedremo cosa fare. I know you see what I'm talking about. You don't want to be here when they start... They're not bad people. But there have been problems before. I don't always agree with what they say or do. Si crackera. Neither do I. Look at Kenny. I don't even know where to begin with what a liability he is. And Rebecca's situation is not making things better back there. You get enough broken people together, and all you're gonna get are broken decisions. Have you just kept to yourself this whole time? Of course not. But sometimes you gotta learn the hard way. I'm trying to save you that trouble. For what it's worth, I like most of the people in your crew. But groups fall apart. People get killed. Vabbò, e che dobbiamo fare? Tanto stare da soli non è che sia sempre la soluzione migliore. Then why did you bring me with you? I'm just trying to give you the tools you need to make it, if you wanna. Like your jacket. It looks warm, but a walker will bite right through that. My sister Jamie had a good leather one. Wish I still had it. You could have. Vabbè, ma non ho giubbotti antiproiettile al momento. La giacca è bella, ma è morbida. What happened to your sister? Seems we always want to talk about the end, don't we? You know, being a big sister is. Mi servirebbe un'armatura medievale, esattamente. It's really easy to be mean. Oh? You know, hide her toys, make fun of her bad haircut, give her the bad haircut on purpose. I mean, I did put the gum there. I figured I should get it out. Is that really what it's like having a sister? No, no, it's not all bad, but what could I do? She thought I was her best friend. I couldn't go unpunished. Every summer sì, penso che abbia a che fare con Melly o lei sia la sorella di Molly. Part wasn't the rides. It was that nobody knew us there, and I'd pretend we weren't sisters. Credo sia la sorella di Molly, sì. Friends. Però perché è così triste? Non sa che è viva? All right, jackpot. But these walkers got some good stuff. Ah sì, e da dove cazzo l'hai tradotto questo? Yeah, we should check them out. But you know why, right? Only because they're fresh. Take a look. La sorella si chiama Jay, ma può darsi ci aver dato il nome falso. Busted old pagers. But these ones weren't walkers all that long ago. Aveva dato un nome falso, secondo me. No, questa non credo sia quella del dirsi. Gli abbiamo fatto una lobotomia. See what else he's got. I'll check this one. Esploriamo i cadaveri, non so esattamente cosa potremmo trovare, però guardiamo. Palpo il culo al cadavere. Due proiettili, va bene, schifo non fanno. Ammo's getting hard to come by and things aren't going to get better. Due proiettili via non si buttano. Perché uno gira con due proiettili in tasca? Un paio di patenti, nel caso la polizia cadavere ci fermi. Driver's licenses, two of them.
Well, I guess some people just can't leave the past behind. No, io non chiedo il consenso ai cadaveri per parparli, è una cosa mia. Cosa abbiamo trovato? Thanks. So, has your crew always been so dysfunctional? No, prima era peggio con Ben. You fit in there, but you weren't like them. It makes me wonder. I was with a different group before. That one worked better, I think. No, no, no. Non I think. Sicuramente il nostro gruppo di prima funzionava meglio. A parte Ben. A parte Ben, sicuramente funzionava meglio di questo. That was when I got my hair cut like this. That's it. Usa una lima per le unghie. These things are great. Sharpen a blade, strike a flint. Queste sono uno più inutile dell'altro, condivido. I jabbed my hand when I went reaching in. Ah sì sì, totalmente. Scassagli il cervello prima che faccia blablabla. Voilà. Can never be too sure with these things. Here, give me a hand. Non è che ci troviamo Kenny morto, ma che cazzo ne so, ma Kenny deve smetterla di lamentarsi sempre. Solo perché gli è morta la moglie, poi gli è morta la fidanzata e poi gli è morto il figlio, sta sempre a brontolare. Looks like your friend didn't make it. Sorry. I don't know what to tell you. All we know is that she was here. It could be a good sign. Don't go getting your hopes up. Sempre a lamentarsi. Look, Clem, I know what you want me to say, but no, no, no. Io speravo fosse morta, Sara. Jane, non ci stiamo capendo. Cioè, io speravo fosse morta male. Invece è viva perché l'ho appena sentita urlare. Porca puttana. Shit. Ok, come on. We gotta find a way in. Looks like there's an opening over there. Ma entriamo o li ammazziamoli? Diciamo che li abbiamo trovati morti, dai. Look, no, Luke, no, ma poverino. Vabbè, sparo solo a Sara, dico, è inciampata su un proiettile. I think I am. Yes. I hope so. They might not be dead, but that might be worse. No, Luke è simpatico. That hatchet of yours seems to get stuck pretty easily. Vabbè, ma Ale, vabbè, ma Mental, questo è un videogioco, non è che... Cioè, questo è un videogioco, non... nella vita reale sarebbe tutto diverso. Very effective. We can do this. They don't sound too good. Clock is ticking. Il clock ticking. I'm ready. I'm ready, the clock ticking. I know you are. We need to get a better look. Sono due, non possiamo smazzolarli. Io mi immedesimo, ma non dovresti immedesimarti nelle mie scelte, perché io gioco in maniera molto particolare. Sono due, dai. Non possiamo fargli... Buongiorno, buongiorno. No, però, la capoccia. Bravo. No, la gola gli hai preso. Vabbè, vabbè. Nice work. You know what you're doing. Oramai lo facciamo da talmente tanto... Got a nice little addition to your arsenal. Ha fatto olio cuore. Ha fatto l'olio cuore. Take out the knees first. Sì, gli ha dato un calcio in culo e l'hai fatto che è bravissima. Put a knife in the back of its head when it's down. All right, let's get a look at what we've got on deck. Gli ha fatto olio cuore, calcio in culo, trambata nella tempia. Aspetta, scusate, stavo contemplando la bellezza del muro. Voi non lo vedete perché ho la cam davanti, ma... Nicole, grazie per i set, Balatino, scusami, non è per cattiveria, Jane, però... no, Jane, dobbiamo stare ancora un attimo qua, è pericoloso uscire, Jane, non dobbiamo... dobbiamo... It's gonna take some work to get over there. Che cazzo? No! There's too many. We're not getting in while they're still hanging out over there. Maybe we can get them to move.
E che cazzo dobbiamo fare? Non ho capito. Let's see if we can find anything over there. Over there. Te pareva. Te l'ha detto di stare attenta. Te l'ha detto, stai attenta che quelli sgranocchiano. Te l'ha detto. Ah, vero, devo fargli la Kansas City. Devo fargli. Devo fargli calci in culo e coppino. Nice trick, huh? Ma non è un trick, è la base. That's a lot of walkers. They look worked up about something. And what gets the interest of the dead? People. People. Chiamali. How do we get in? Ah, io mi metterei sul cassonetto e comincerò a fare people from Ibiza. Così si girano e cercano di mangiarmi il culo. If we can make they love people. We can lure those walkers over here. Notte, Ale. And we might just be able to go through that other trailer and get to your friends. We can't stay here. What do you think of that? I mean, I'm just making it up as I go along. Sounds like a plan. I think that's best. I'm with you. Good. What's going to grab their attention? Delle tette, non lo so, molto lì, magari insomma mi piacciono le tette. Adesso faccio il balletto di Timone e Pumba, veramente. Secondo me dalle tette sono molto attirati gli zombie. Ma... ma non stanno zitti un attimo. Se non stanno zitti un attimo, io non riesco a tirarli, però, è quello il problema. Quelli urlano come dei coglioni di merda. Io come li attiro via? Desacero veder. Sono i clacson. Se il clacson va, che c'è ancora la batteria. Guarda quello lì che ha fatto. That's good, but we need to keep it going somehow. Quelli continuano a urlare. Ma io continuo a urlare. Baby, permesso! Forza, muoviti i detriti, permesso! Damn it, don't do this. Let's find a way to keep it on. Sarah, what the hell? Ma forse le chiavi sono nel cruscotto, non lo so, Devi tenere il clacson. Ma basterebbero che stessero zitti, cioè... Ma non decido io faccio così, non decido io, cioè... Non è che non decido quanto breve. Sai che... Find a way to keep it on. Adesso vado avanti così fino a sera. Bi, gli zombie. Gli zombie confusi. Non sanno cosa fare. Devi metterci qualcosa sopra. Ha senso, effettivamente non basta tenere premuto il clacson. Il problema è che ho solamente la mano. Metto la televisione sul clacson. Metto il cadavere sul clacson. What are you thinking? Mettiamo il cadavere sul clacson. If we lean him on the horn, it'll keep honking and draw the walkers. Just like moths to a flame. Give me a hand. Vamo là! C'è un cadavere a vedere. Fammola, che meraviglia. It's working. Vedi, voglio che gli zombie odiano i diesel, gli zombie. Odiano i servosterzo, allora vogliono fermare la macchina. Dai! Cioè, ha funzionato fino adesso. Adesso devo dargli il calcio della gloria. Cioè, ma dai. We gotta move it. È scivolato lo zombie. Che è successo? Perché stanno continuando a urlare? It's locked. Perché? Try something else. Perché stanno continuando a urlare quei coglioni di merda? Hey, are you guys in there? I don't think that's getting through to them. I'll hold them off. Just get us in there!
Non apro gli zombie, come faccio a aprire? Ma com'è possibile che una bambina di 11 anni con due calci sfondi una porta? Ma che cazzo? Non ho dei quadricipiti o dei pistoni. Ma com'è possibile? È rimasta male anche lei, ha detto cazzo che botta. Help me block this. Hurry. Dai, only fuck. Sarah, please. Who's out there? Luke. Clem? Oh, thank God. I can't believe he found us. C'era un casino della Madonna, abbiamo sentito da tutto l'isolato. Luke, are you all right? I'm walking. Can't do much else though. Non dirmi che t'ha mozzicato, eh. She's another story. I don't know what to do about her. What's the matter? Ammazziamola. You gotta help. Ammazziamola, tanto ormai voglio dire. Sarah, look. Look, it's Clem. See, it's just like I told you. They're okay. Sarah, come on. We have to go now. Was she bitten? Did they get her? No, she ain't bit. She's just... Mi sa che ha morso Luke perché si sta tenendo il fianco. I can't snap her out of it. Okay, I tried to carry her, but I guess Carver messed me up pretty good back there. Ah no, forse è ferito perché ha preso le botte. After Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I chased her for I don't know how long, and then while she saw this mobile home, made a beeline right for her. I'm just glad y'all are here. We're not out of the woods yet. What are we gonna do about her? We gotta do something. Maybe she'll listen to me. Proviamo. Listen, I we're gonna tear this place open pretty soon. We can't stay. So we gotta get her up or we gotta... aspetta un secondo. Well, I've been trying for hours. I could barely get her to look at me. Io proverei così. Prova con un cazzotto in faccia. Ogni volta che non ti guarda e non ti parla, le tiri una cartella nelle gengive. Potrebbe funzionare. Clem? Sarah, la vita... Sì, it's me you're looking for. Sarah, la vita fa schifo. È meglio che lo impari. Alza quel culo e non rompere i coglioni. No! Shit. Ma dalle una sberla! Si deve svegliare, dagli uno schiaffo! I know how you feel right now. It's one of the worst feelings in the world. Ever since the walkers, so many people I know have died. People I love. Ha paura, è traumatizzata. Perfetto, ottimo. Le sberle aiutano. Crap, we're surrounded. Cacca, siamo circondati. What about the skylight? All we got. Clem, there's no time. Clem, listen, Jane might be right. Jane and me came here from the meetup spot. Rebecca's there, and Kenny, and everybody wanted to make sure you were okay. They all miss you and want to see you. We're going to go back there and be with them, okay? I can't. Allora crepa, che amore, che cazzo ti devo dire, Sara? Now. Come on, I'll boost you. Che cazzo! My ribs. We're going to need something to stand on. Le mie costole. Luke, get over here. Help me hold this. Clem, see what you can find. E che cazzo è che trovi in giro? The fridge. Forget it. That thing ain't budging. Find something else. Prova questo qua. Can we use this? It's not big enough. Che cazzo ne so? Can we use that? Yeah, that would work. What? Che senso? Okay, ready? On three. One, two, three! Ma in che senso, scusa, perché non utilizziamo questo che lo stavano usando? Non ho capito. Clem, help her! Help Jane! Certo che l'aiuto, è l'unica importante. Ok, go!
Keep pushing! Go! Ah, per salire! Sì, oddio, insomma, diciamo che non è proprio ottimale usare l'unica cosa che bloccava la porta, però se non c'è alternativa. Non ci sono i sottotitoli in italiano. Dai! Che bordello! Chiudi la porta, dai! Chiudi la porta e andiamo, Luke, dai! You first. We need you up top. Dai, muoviti, che due costole incrinate non fanno niente, dai! Clem! Sarah, we have to go! Are you listening? Se c'è l'opzione di dargli uno schiaffo, glielo tiro, se non c'è... If she doesn't want to go, you can't make her! Don't let her take you down too. Not again. Oh, te i tuoi traumi di merda! Dai, muoviti! Look, I know what you're trying to do, but it's not going to work. I can't! Daddy! Snap out of it, Sarah! Please! You can't save her, Clem. We have to go! Believe me. I know about this. Stai zitta te, i tuoi traumi di merda! Vaffanculo, Sara, muoviti! Prima che ti spacco quella testa di cazzo! Brutta rincoglionita di merda, muoviti immediatamente! Testa di merda! Era dall'inizio che volevo farlo. We gotta go. Sara. Come on! Visto che ha funzionato, l'ho detto dall'inizio, dagli una sberla. Ma Sara si può salvare, te l'ho detto. Uno schiaffo in faccia e la salvavi, io te l'ho detto. Te l'ho detto fin dall'inizio. Dalle una sberla in bocca che si riprende. Solitamente funziona con quelli traumatizzati, così, che non si vogliono muovere, arresi alla vita. Una bella sberla nei denti e si riprendono subito. Io per sbaglio l'ho fatto uccidere. Beh, io ho fatto uccidere Alvin, ho fatto uccidere l'amico di Kenny. Penso di aver fatto ammazzare anche la moglie di Kenny, anche se in realtà penso morisse uguale la moglie di Kenny, eh. Secondo me la moglie di Kenny moriva uguale, era scriptato per farla morire. Solo che se non l'avessi fatto io, la moglie sarebbe morta. No, ti prego, non morire. Ti amo, Kenny. Ti ho sempre amato. Sopravvivi. Invece una bella accettata in faccia qui. In the face. Ti aro il cranio. Problema risolto. Lutto superato. Ok. Look, I hate to ask this, but... Are we there yet? We're not far. Look, Sarah, you can get through this. We both will. No, lì moriva di base, non c'era modo di salvare. I'm not okay. Just try. Ma chi se ne frega, nessuno di noi, ok? Abbiamo tutti perso parenti, familiari, amici, sgranocchiati, non rompere i coglioni. I don't know about this. The way she is, she's gonna cause problems. What happened in there? E cosa ti è successo? You went in there, you were ready to help, but then something changed. Quale trauma hai subito? Look, just, anche te. I'd seen that kind of thing before. I just didn't want to stick around for the bitter end. Dimmi che trauma hai subito, dai. I don't mean to sound harsh. It's just the way things are. Does that mean you'd turn on me if I was hurt or something? No. I mean, Clem. I wouldn't have to. And just because you got her out of there today, doesn't mean you saved her. Trust me. Che te sei cagacazzo però, eh. I tried to save Jamie too, but she gave up. Si sarà ripreso quel cacacazzo di Kenny? I can't believe it. Lo so. As soon as you guys said go, I was the first one up on the roof. Like I had already made up my mind. Luke. You can't let it eat away at you. Well, I can't forget it. I dragged my sister across four states. And every morning, she'd say she wasn't getting up. So I'd convince her. Or push her. Or goddamn carry her if I had to. Non sembra la descrizione Until di Molly. This time, walkers cornered us. Forced us up to the roof. And when they kept coming, I couldn't make her jump. Couldn't throw her. Throw her. So I tried something else. I told her she could have what she wanted.
and I left her there. Jumped to the next building over by myself. You left your sister? Jane, I'm really sorry. Anche se Kenny è stronzo, voglio abbracciarlo. Kenny non è stronzo. Kenny vive un po' nel suo mondo. È irrazionale, è illogico, impulsivo. È quello il suo problema. But I finally realized that I'd put her on a forced march through hell when all she really wanted was for me to let her go. Sarah was that way too. È un uomo. Jane. Ho appena descritto una no donna. No regard for her own safety or ours. Sarah and Jamie aren't the same person. We don't know if she'll end up like that. People don't change. C'è uno che non ha dei traumi che rompe i coglioni in questo gruppo. Let's get back to your Forse friends. È Luke l'unico che non è pieno di traumi, madonna mia. Ah, non è successo un cazzo. Siamo scappati della cosa. Basta, abbiamo solo camminato, non è successo niente, mental. Abbiamo chiacchierato, lei ci ha raccontato che sua sorella non rompeva il cazzo e quindi è stata costretta a lasciarla morire perché non ha potuto salvarla, bla bla bla. Luke è pieno di costole. You found him. Yeah, I'm a little amazed myself, to tell you the truth. If it weren't for Clem and Jane, well, I don't know what would have happened. Dov'è lo schizzato? Sarah, how you doing, hon? Guarda come vibra, Sarah vibra. Guarda come vibra. Sarah vibra, vibra un sacco. Sweetie. Whenever you're ready, I'm just glad you're here. Comunque voglio ricordarvi che Sara è sopravvissuta, Ben no. Io vi ricordo che Ben è riuscito a morire, Sara no. Quindi questo conferma l'inutilità di Bell fino a questo livello. Comunque. Is that baby coming soon? Oh, I'll be okay. Just help me walk around. Andiamo da Kenny, non so dove. I'll fill you in. Yeah, yeah, okay. Appena capisco dov'è. Could you come over here with me for a minute? Che cazzo c'è ancora? Dimmi. I'm gonna sugarcoat this. That baby's coming even faster than Rebecca's letting on. But I was hoping you might know. Does Luke know anything about babies? Perché Luke? Has he, I don't know, Kenny lo sa. Mentioned Carlos teaching him anything? Kenny had a family. He could help. Where Vabbè, is avere, he? Avere una famiglia non vuol dire che... He went in there after he left. Said he needed a minute by himself. Non credo si sia suicidato perché l'abbiamo visto. Sense. I don't think he's doing well. L'abbiamo visto nell'anteprima, non credo si sia ammazzato. I'll go in there. Thank you, Clem. Anche perché aveva solo la pistola, avrebbero sentito il colpo di proiettile, quindi. Ah, Kenny, oh. Cioè, Clementine. Oh, andiamo da Kenny. Kenny. Kenny, come sempre stai fissando il muro? Kenny, could you please come out? What the hell's the point? No, adesso ricomincio. You know what it feels like to get beaten almost to death. Peaceful. It feels peaceful. Kenny, troverai un'altra fica. Kenny, sei un bell'uomo. Dai, troverai un'altra donna. Ti passerà. Dai, non rompere i coglioni. It was like I was floating away, watching the whole thing happen to me. And then I woke up again, and nothing's changed. I'm still taking a beating. Every day. Duck. Katya. Sarita. No peace. No rest. The punches just keep coming. Lo lascio parlare. Why the hell couldn't Carver have just finished me off? Obviously, I ain't helping anyone by being here. That baby's almost here, and Rebecca needs your help. Yeah, I guess she does. Now, don't worry yourself about this. It's nothing. Hadn't killed me yet, anyway.
Don't be stupid. It could be infected. Fammi guardare questa merda. Well. Oh shit. Fa schifo al cazzo, Kenny, ma niente di. What are we supposed to do? We should see what's going on. Dai, Kenny, vieni. Abbiamo bisogno di te. Buttaci un occhio. Dai, Kenny, che tu per i bambini hai buon occhio. Oddio, De Tollo. It feels wet. That's how it feels. What's going on? Diamo un'occhiata. Oh, Christ. We should... I don't know what we should do. Oh, occhio, Kenny, oh, arriva. Fuck. That means the baby's coming, right? Kenny, thank God. I think the baby's coming. What do we do? All right, give me a second. No way can Rebecca trap her like this. He's right. Allora, tecnicamente... She's gonna make a lot of noise. They'll be able to smell her, too. Now you got no choice but to lock down and ride it out. What should we do first, Kenny? Kenny, come on, you gotta focus. Sorry. Okay. Clean water for one thing, and blankets. And we gotta get out of this damn cold too. Come adesso diceva, ci serve una sala operatoria, tre medici, un'ostetrica, trovatemi. The museum seems like it could be a good start. I'll go. Good idea, Mike. Think you could go with her? Sure thing. I'll check the building by the river. Okay. By then. The river. Kenny, you stick with Rebecca. And I will check the perimeter for walkers. Sarah. Oh. Just stay here with Rebecca. Dalle un altro schiaffo, per favore. And Kenny, okay? Dalle un'altra sberla, si deve riprendere. I know it must have been hard, but thank you for talking to Kenny. Non preoccuparti. I'd love for you to give me and Mac a hand looking at the museum, but I was thinking. Sì, no, non pensare. How do we know Jane ain't just gonna take off? Maybe you should go with her. Make sure she comes back. What do you mean by that? Ma lei può fare il cazzo che vuole, perché dobbiamo obbligarla a stare con noi, scusa. You know, tieni she gli occhi aperti. Like being around people much. And she volunteered to head off awful Io fast. Mi fido di lei, se va via sti cazzi, senti. I trust Jane. Yeah. I mean, I would have never made it back without her. E se ne va sti cazzi. Just something to think about. Mica possiamo obbligarla a stare con noi, se. Okay, we're looking for warm blankets, clean water. Disinfecting. That all sound right? Don't worry. Everything's gonna be fine. Io vado con Jane. Maybe I should go with Jane. Better hurry and catch up then. All right, everyone, you know what to do. Let's be fast. Sembra quella più pratica nel combattere. Kenny sei un ciclope. Kenny farà il cosplayer di Polifemo. La persona di volo. Povero Kenny, quanto è preso per il culo, poverino, madonna mia. Continuiamo domani, papere. Papere, io vi ringrazio questa sera per i follow, il cinesabbi, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona Anna Palatini, vi mando un abbraccio e un bacione. E noi ci vediamo domani. Notte, papere!